Buonasera ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 8 anni, episodio speciale serale, ore 20 e 28 dello stesso giorno di stamattina, quindi suppongo il martedì 11, la butto là. E episodio 130, perché stavo riflettendo su una cosa e ho detto, cavoli, questo è molto interessante, effettivamente la dirò domani nel podcast. E poi ho detto no, perché cioè, o la dico sull'onda dell'entusiasmo o domani mattina viene fuori una cagata senza emotività, senza enfasi, frasi buttate a caso, e quindi non ha senso sprecare questa cosa. E il tutto deriva dal fatto di... da due cose deriva intanto. La prima è... ho visto un video su Facebook, probabilmente l'unico video utile che ho visto su Facebook, almeno negli ultimi... 2 anni sicuro, cioè gli altri video, l'ultimo che mi ricordo di essermi definito un coglione è stato vedere un cinese che pescava un pesce gatto gigante, ma sarà durato 3 minuti e me lo sono visto tutto, alla fine lo tirava su e basta, cioè non è che c'era neanche il fatto che il pesce cadeva in acqua di nuovo, che dicevi ah che sfiga, no, lo tirava su, finiva il video, cioè, e mi sono detto Giacomo tu sei proprio un coglione, e questo è buono, vabbè, Facebook è fatto apposta per enfatizzare i coglioni, quindi eccomi. E, no, ho visto un video interessante di una persona che diceva, parlava bla 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 e diceva guardate ragazzi che essere milionari è una menata, basta ragionare in questo modo, tu hai una skill, sicuramente ognuno di voi e io compreso abbiamo una skill di qualsiasi tipo che può farvi guadagnare dei soldi, lui fa l'esempio di tu sai pulire, non è che sia una skill, pulisci le case, pulisci una casa, guadagni $10. Ok, bene, tu vuoi diventare milionario, cosa fai? Fai 10 volte quello che hai fatto, cioè pulisci 10 case, hai guadagnato $100. E una volta che ne hai $100, cosa fai? Fai 10 volte quello e ne arrivi a 1000. Poi cosa succede? Che dici, cavoli, ne faccio 10 volte tanto, arrivi a 10.000. Poi magari inizi a strutturarti, comunque fai 10 volte ancora, sei a 100.000. Una volta che sei a 100.000... fai 10 volte quello che hai fatto per arrivare là e sei milionario, punto. It's so simple, cioè è così che si fa, spezzettandolo in questo modo tu dici sì, in effetti non mi pare difficile. E l'altra cosa che mi ha fatto ragionare in tal senso è stato il 10x, iscrivermi al 10x, che ti promette di rendere 10 volte più felice la tua vita, più grande il tuo business, eccetera eccetera, espandendoti 10 volte. Quindi ho detto ok, io sto adesso, e un 2 bis è stato il fatto della sponsorizzazione su Pinterest che mi ha portato una valanga di iscritti, di visitatori in quei pochi giorni in cui è andata, e che mi ha fatto dire cavoli, veramente, cioè vale la pena. E allora ho detto ma sai cosa, proviamo a cercare di aumentare di 10 volte i visitatori al blog per un paio di giorni. E cosa ho fatto? Complice una mail di Google AdWords che mi ha detto guarda che se spendi €25 di pubblicità te ne omaggiamo 80. Ho detto ok, faccio una campagna Google AdWords da €25 spalmata su 3 giorni, 9, 18, 27 circa, da €9 al giorno, e vediamo se i visitatori sono 10 volte tanto, e aumentando di 10 volte i visitatori come si comporta il sito, gli iscritti, le pubblicità, eccetera eccetera, perché alla fine ha senso farlo una crescita lineare, però è anche bello vedere con un boom di iscritti se effettivamente tutte le metriche fanno boom oppure se no, cioè se rimane tutto piatto vuol dire che c'è un problema, vuol dire che cioè è già raggiunto un plateau di qualche tipo che non ti permette di crescere, quindi la tua crescita in realtà è bloccata già di suo, e quindi questo già mi darebbe un'idea di cosa sta succedendo. Per andare oltre ancora faccio questa campagna su Facebook, Pinterest e Facebook. Ho detto già Facebook all'inizio? Per di sì. Comunque Google, Pinterest e Facebook. E per 3 giorni, €8 al giorno per ognuno delle tre campagne, e vediamo
come si comportano le varie campagne e come si comporta il sito, soprattutto, che è la cosa interessantissima, perché effettivamente è così elementare da dire, è ovvio che è una cosa da provare, perché tu è un livello a cui vuoi arrivare, quello sicuramente vuoi superare, cioè voglio superare anche, però vediamo come si comporta tutto quello che sto mettendo su, facciamo una specie di stress test, vediamo, magari esplode e senza, una volta finite le campagne, il mio livello medio di utenti sarà aumentato del 20%. Beh, sarebbe una gran figata. Se invece rimane uguale, dico, boh, cioè vediamo come sono andate durante le campagne questi ingressi, appunto, sono fatto più registrazioni, più pubblicità, più tutto, perché appunto, come dicevo prima, se non faccio più c'è un problema, quindi sto lavorando su un'idea sbagliata, quindi questo mi ha illuminato, infatti ho voluto condividervelo. E quindi da domani, tra l'altro l'ho fatta partire oggi, molto ottimista, ho detto, ma sì, dai, facciamo partire adesso, clic 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 clic, e sono le campagne tutte, sono ancora in validazione, non so perché, tra l'altro Google mi sta dicendo, aspetta, cos'è che stavo dicendo, aspetta, vado a vedermelo, sta dicendo, sto studiando la migliore, cioè sto studiando come funzionano le aste per questo tipo di campagna che mi hai impostato, quindi deve esserci dietro o un sacco di intelligenza artificiale, machine learning, eccetera, oppure solo segmentale di programmatori che hanno detto, ma scriviamolo che fa figo, giusto perché la cosa sta tante ore ad attivarsi. E quindi questo è quanto, da domani probabilmente saranno online tutte le campagne, quindi non so se mi vedrete, spero di sì, e basta, questo per ragionarvi su questa idea che parlarne sembra ovvia, però ovvia non è perché mi è venuta in mente adesso, quindi così. E, ma voi avete mai fatto, se avete un blog, una cosa del genere, oppure state crescendo linearmente? Perché secondo me, a conti fatti, questo tipo di stress test ha senso. Comunque rimanete sintonizzati perché fra 3 giorni vi darò i miei risultati. Bene ragazzi, buona serata, ci sentiamo domani mattina, ciao ciao.